Provincia Arena, lo sai? E io? Sì, ora, adesso. Proprio adesso, sì. E ho già qualche domanda. E la mamma è qua. E ciao Mari. Sai che c'è una pettinatura del cazzo? Niente, andiamo subito con la prima domanda. E non potevano mancare le domande sclero. Ne abbiamo messe tre. E poi ci sarà qualche domanda. Adesso non mi ricordo quante cazzo sono. Ho perso il conto. E niente, la prima domanda sclero che arriva è da riparare low cost. Marco, ascolta. Ma è possibile che tu debba andare nelle domande sclero? Cioè, no, appena parte Arena già subito sulle domande sclero. Sì. Vabbè, andiamo a vedere di cosa si tratta. Cancelletto Arena, due punti. Beh, fino qua tutto a posto. Se uno ti chiede una cosa, tu che cosa rispondi? Ha fatto una domanda del cazzo. Sì, concordo, pienamente. Sì, sì, la domanda del cazzo. Io mi oppongo. Gli arriva una paletata in testa dal computer. Io mi oppongo. Ma rimessa così però sei inquietante. Cioè ti si vede in penombra, veramente, sei inquietante. Accendi una luce magari, che almeno ci vediamo più chiaro, cazzo. Devo essere inquietante io. Devo fare paura. Fai paura, veramente, ma lo fai tanto. Rispondo con... rispondo con quale? Se mi chiede una cosa, deve dire quale però. Che rispondi? Che domanda del cazzo. Andiamo avanti con la prossima domanda che arriva da Giuggiola. Allora, dunque, cancelletto Arenazzo. Grande citazione ai nostri. Papi, guarda dopo Arenazzo. Sì, un attimo, però volevo prima descrivere quello che stava dicendo, perché Arenazzo è per quando io prendete, sai quando faccio i video che dico Azzo, Aaron, oppure non so, magari dici televisore, televisorazzo, se dici Milano, Milanazzo, se dici sadico, meglio che non lo dico. E niente, vabbè, comunque spazio, perfetto, cominciamo già a merda, pian piano si va sempre più nell'abisso. Due punti, due spazio. Punti, spazio ancora. Ora che ricomincia Arena, sei preoccupato del ritorno di Sperman? Farà bene a preoccuparsi lui. Andiamo avanti con la terza domanda che arriva da Sperman YTP, proprio da lui. E cancelletto Arena, to come una balena, arenato come una balena, due punti, testa di cazzo. Ma se che cazzo fate voi? Ah, ok. Ma se ti dico prendilo, 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 tu non lo prenderesti? Ora, tornando ai vecchi discorsi dei vecchi tempi, io avrei da farti una citazione. Io lo prendo anche, ma però prima ti ricordo che c'è qualcuno che ti vuole dare qualcosa. E ti faccio sentire un audio che potrebbe ricordarti qualcuno. Lo stai sentendo, spero? Lo senti? Ora preoccupati tu, cazzo. Ok, possiamo cominciare con Arena dopo aver fatto queste belle introduzioni. Grazie a voi che ci fate queste domande di merda, in modo che noi possiamo continuare il nostro incubo, e vi auguriamo una buona giornata a tutti quanti. Si dà inizio ad Arena. Bene, siamo ritornati con Arena. Allora, dunque, la prima domanda arriva da... Robo Joker. La prima domanda arriva da Robo Joker. Credo che attendevo questo giorno più che Natale, il giorno in cui avrei fatto di nuovo una domanda di Arena. Piango. Beh, grazie, ci fa molto piacere questo. È che sai, un attimo, che sennò non ti si vede, mi sembri, ecco. Oh, così abbiamo la Ferrari pronta. Assomiglia a qualcuno che conosco. Fammi vedere un attimo, scusa, eh. Ok, tenga pure. Dunque, cancelletto Arena, due punti. Grazie. Per giocare meglio, console o PC? Mari, per giocare meglio, console o PC?
Per quanto riguarda il gioco, a mio punto di vista, dipende sempre dal videogioco che vai a giocare. Certo, se vai a giocare un gioco come Call of Duty, questo è un esempio, meglio giocarlo con PC, mouse e tastiera sono il top per queste cose, soprattutto aumenta la precisione, sei immediato nello sparare e nasconderti, muoverti e tutto il resto. Invece con la console sei un po' impedito. E le console invece secondo me vanno molto bene su giochi tipo macchine Formula 1 o corse in macchina, cose del genere. Cose del genere? Sto Sì, ascoltando. no, è solo che sono discorsi questi che a te non te ne fottono niente, lo so, però le domande sono queste, io non posso farci niente. Tu mi guardi per cercare di capire, ma secondo me se io dico Call of Duty, tu cosa capisci? Che è un gioco. Sì, per forza, l'ho appena detto, però dico un gioco di... Gugu. Non lo sai, è un gioco di guerra, No, ma io appunto. devo essere qua e faccio la presenza, Beh, certo, sì, ascolto. no, beh, tu puoi stare qua, stai tranquilla. Zarola, che numeroni. Allora, grazie Robo, andiamo avanti con la seconda domanda che arriva da Max Marelli. Allora, cancelletto Arena, due punti. La banana è marcia. Ah, questo si riferisce all'intro che avevamo fatto l'altra volta, no? Che ovvero volevo mangiarmi la banana Banana, e le clementine. mandarini, Ecco. Allora, la banana è marcia, i mandarini sono molli, ma tu preferisci il lattice o gli analergici? Ma soprattutto, vabbè, prima andiamo solo il lattice o gli analergici. Non so che cazzo c'entrano con la banana Gli analergici? Analergici? Allergici. Ok. Cioè, stiamo parlando sempre della stessa cosa, noi due. Sì. Ah. Ok. Io preferisco proprio non usarli, però. Vabbè. Ma gli estremi, estremi rimedi. Allora. Ma soprattutto, è vero che gli analergici hanno una miglior conduttività termica? Boh, a me basta venire, poi. Non è un cazzo, termico, non termico. Non so se lui intende quello, però è nella domanda. Conduttività termica, termica, certo, a meno che non lo metti nel forno, il lattice o l'analergico o quello che è, insomma, alla fine è una domanda del cazzo, ma in tutti i sensi, Ma eh. Ok, andiamo avanti con la prossima domanda che arriva da Alessio Canonico e credo che questa sia l'ultima. Dunque, cancelletto Arena, due punti. Dopo la serie di Serious Sam, ne farai un'altra con tuo figlio? Sì, se non muoio prima, sì. Ciao Alex! Cosa bevi che erano? Sì, è quello che ci sta dando il sito a bestia, i cose del sito a Chi è? bestia. Lo so chi è. Non l'hai chiamato per nome, sei cattivo! Alessio Canonico. Non l'hai chiamato. Si chiama Alex! Ma tu sei già No, si chiama guarito? Alessio, scusa. Ma tu sei già guarito? No. In 2 secondi? Sì, parli bene adesso. Non fai più così. Niente, ragazzi, il primo episodio di Arena si può concludere qui. Noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo episodio con, spero, la moglie è con una pettinatura leggermente più affascinante. Niente ragazzi, noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Che cazzo di occhi stai facendo?